Fa ancora discutere il raid dei giorni scorsi al reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara da parte di una quarantina di persone dopo aver appreso della morte di un loro parente. Caos nel reparto e ci sono le denunce. Sicurezza rafforzata all'ospedale cittadino. Porte scardinate e urla tra i malati. La polizia pronta a contestare i reati di danneggiamento e minacce nel nosocomio pescarese. Il caso al centro di un vertice convocato dal prefetto. Sarà potenziato anche il posto fisso del presidio. Istituzioni, sindacati e forze politiche intervengono a sostegno del personale del reparto preso di mira, reparto di oncologia come la CGIL. Massimo Di Giovanni, segretario Funzione Pubblica Pescara. Certo è che ricette purtroppo non ce ne sono, però bisogna in un qualche modo trovare tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili per ridurre drasticamente queste aggressioni. Ora noi come CGIL in verità abbiamo fatto una nota dando la nostra solidarietà a tutto il corpo sanitario dell'ospedale di Pescara, però è evidente che la sola solidarietà fine a se stessa non può bastare. Per tutta una serie di motivi. Abbiamo chiesto anche al prefetto di convocare un tavolo con tutte le istituzioni, i soggetti interessati, quindi le parti sociali, per trovare una soluzione anche dal punto di vista della sicurezza. Insieme a questo vi è naturalmente il bisogno di coniugare anche una capacità comunicativa agli utenti, quindi agli assistiti e ai loro familiari, al fine di lenire queste aggressioni. Certo è che una situazione come quella che è accaduta a Pescara, che è stato un vero e proprio commando, per quanto tu voglia comunicare, non riuscirai mai, come dire, a fermare chi viene con intenzioni in partenza e premeditate presso l'ospedale di Pescara. Però è chiaro che noi dobbiamo mettere insieme tutte le istituzioni intorno a un tavolo e sforzarci idealmente per dare una soluzione ai familiari, agli assistiti e naturalmente al corpo delle lavoratrici e dei lavoratori sanitari del pubblico. Perché comunque è difficile lavorare così. Non solo è difficile, ma immaginare che chi si occupa di salute pubblica e di salute altrui venga anche aggredito è un fatto, insomma, paradossale che non ha proprio senso da questo punto di vista. È chiaro che noi dobbiamo mettere insieme, coniugare due direttrici, una la capacità comunicativa, ma al netto di questo episodio perché è stato un commando, due la capacità istituzionale basata sulla sicurezza del luogo di lavoro e questo non può che farlo naturalmente che la ASL e la Direzione Generale. Io devo dire con molta franchezza che ho ascoltato anche alcune interviste del dirigente Massimo, quindi il dottor Michitelli, e devo dire insomma che lui ha indirizzato bene dove poter intervenire, però è chiaro che noi non possiamo permetterci anche questa volta soltanto di dire le cose, ma dobbiamo necessariamente farle.